Ciao da Paolo Sinibaldi, benvenuti alla 15ª edizione della notturna sul lungomare di Roseto degli Abruzzi. Clima totalmente estivo, si parte in prossimità di un famoso lido di Roseto, tutto molto bello, ci sono ancora persone in spiaggia nel tardo pomeriggio, i turisti sono sempre molti qui in questa parte dell'Abruzzo e tra poco si comincia, c'è tutto il rituale del pregara, la preparazione, le iscrizioni, ci si rivede dopo tanto tempo o poco tempo con le molte gare podistiche che ci sono in zona, c'è anche il DJ ad animare e poi ci sono loro, ci sono i più piccoli che vogliono accaparrarsi queste coppe perché si comincia nel tardo pomeriggio con le gare giovanili. Volti, espressioni, sorrisi, i genitori che immancabilmente ci sono a dare tranquillità ai propri piccoli. Si va, allora, si parte con la 15ª edizione di questa gara splendida sul lungomare di Roseto, tardo pomeriggio con i bambini e poi appena fa sera tocca ai più grandi. Gareggiano anche a piedi nudi sulle orme del mitico Abebe Bikila, per chi se lo ricorda. Ci sono un paio di ragazzi che hanno davvero fatto spettacolo e hanno corso anche molto forte. Terminano le gare giovanili con le premiazioni, le coppe, i trofei, le medaglie e le tante foto da parte dei genitori e dei parenti di questi piccoli atleti. È arrivato il momento di cambiare pagina, ora tocca ai grandi, le squadre, le foto, l'aggregazione arrivano da diverse parti d'Abruzzo e delle regioni limitrofe, come testimoniamo con alcune piccole clip di preparazione. Ecco il via della gara, questa sì in notturna, ci sono anche le carrozzine che precedono il folto gruppo. Pronti, partenza, via, eccoli qui, c'è già un atleta al comando, lo ritroveremo spesso durante questa gara, si chiama Stefano Massimi, ma ve lo facciamo conoscere meglio dopo, sono tanti, noi vi facciamo vedere l'intero serpentone sia in partenza e poi tra poco anche durante lo svolgimento della gara. È sempre molto bello vederli all'opera perché nonostante il grande caldo hanno manifestato gioia, entusiasmo, voglia di correre e oserei dire anche voglia di vita. La notturna sul lungomare di Roseto, edizione numero 15. Un uomo solo al comando, eccolo qui, Stefano Massimi, atletica avomano, lui è un atleta marchigiano che gareggia tanto in quest'ultimo periodo, c'è di Stefano, c'è di Lizio, l'inseguimento, un inseguimento molto molto difficile vista la forza di Stefano Massimi, bravo in pista, bravo nelle gare su strada, bravo anche nei cross
durante la stagione invernale. In quest'ultimo periodo, dicevamo, sta gareggiando tanto e sta dominando spesso e volentieri. Vedremo adesso l'esito anche della gara in notturna sul lungomare di Roseto. Qui sono trascorsi pochi chilometri di gara, anche in questo caso vi mostriamo l'intero serpentone proprio per dar risalto a tutti, non soltanto ai big ma anche al semplice amatore appassionato che ha deciso di trascorrere qualche ora della propria giornata, della propria estate qui a Roseto. 10 chilometri circa, poco più poco meno, tutti pianeggianti. Attenzione adesso, perché saliamo sul monopattino, è proprio così, sul monopattino, per farvi percepire la velocità di questi atleti. Siamo
all'inseguimento del capolista Stefano Massimi, un inseguimento molto molto complicato anche per noi che con il monopattino stavamo andando tra i 18 e i 19 chilometri orari. Scendiamo dal monopattino, una donna sola al comando è Francesca Calvauna dell'Atletica Gran Sasso Teramo. Lei ha 24 anni e pensate, corre soltanto da 2 anni. Praticava pallanuoto. Torniamo al campo maschile perché sta già arrivando Stefano Massimi. Ha corso sul piede dei 3 minuti e 10 secondi al chilometro in totale solitudine. Grande atleta. Alle sue spalle ci ha provato il giovane Riccardo Di Lizio. Poi c'è il più esperto Mario Di Stefano e poi tutti quanti gli altri, tutti forti, che hanno dato il massimo che potevano in queste condizioni, perché non era facile correre con oltre 30 gradi di temperatura. Questa è la prima schermata della classifica. Arriva e vince Francesca Calvauna alla media di 3 minuti e 41 secondi al chilometro in perfetta solitudine. Molto brava davvero la ragazza ligure che si è trasferita da poco in Abruzzo e si sta facendo conoscere anche per le sue doti atletiche. Arriva la seconda donna, Martina Del Rosso. E poi c'è anche la terza della classifica femminile, Monica Foglia. Oggi è stato un ottimo allenamento, non tanto facile perché comunque ci sono 30 gradi, però nel rispetto di tutti e anche e soprattutto dell'Atletica Pomano siamo qui per vincere e quindi abbiamo vinto. Sì, una gara comunque non di facilissima interpretazione perché era sì sul lungomare, quindi piatto, però c'erano 4-5 giri di boa molto secchi, cioè molto stretti. E in più c'erano vari attraversamenti di persone, biciclette, nonostante comunque mi rendo conto che l'organizzazione sia stata ottima perché è sempre un lungomare in piena stagione turistica e quindi non è semplice. Secondo classificato maschile, Riccardo Di Lizio, non ce n'era per la prima piazza, però grande gara, complimenti. Grazie mille, sì, il primo è ancora irraggiungibile, però sono contento perché comunque da un mese e mezzo che sono ripartito, che ho avuto problemi col ferro, è stata una stagione un po' difficile e quindi senza, diciamo, quasi pochi allenamenti ho fatto comunque una buona gara, sono contento. Ma innanzitutto ci riconcentriamo bene sulla pista, quindi le gare di settembre, e poi voglio far bene anche ai campionati italiani a settembre sui 10 chilometri. E poi ci concentriamo insomma sulla prossima stagione dai cross e poi si va verso la pista. Francesca Calvauna ha vinto lei nettamente tra le donne, sei un abruzzese di adozione, parlaci di te perché non tutti ti conoscono. Sono Francesca, io vivo qua a Pineto da 2 anni, sono genovese di origine, mi sono trasferita qua per lavoro. La mia passione per la corsa è cominciata proprio qua in Abruzzo, 2 anni fa non avevo mai corso e questo amore per la corsa mi ha portato a fare queste gare a una società
che ho e niente, questa gara è stata molto bella, molto calda, con temperature molto alte, ma è andata bene. C'era un bel gruppetto che teneva il mio passo, siamo stati insieme quasi fino alla fine e è andata bene. Le cose sono andate bene, nonostante ci sono state delle interruzioni lì per il mercato che hanno istituito proprio nel giorno in cui facevo la gara, però per me è stata una sorpresa perché mi avevano assicurato che non avrebbero fatto questo mercato. Quando sono arrivato qui ho visto quello lì, mi sono un po', insomma, però alla fine è andato molto bene, dai. Sei stato anche premiato, tu in genere dai tanti premi a tutti e quest'anno una medaglia con una bella motivazione anche a te. Questa è anche una motivazione che mi dici tu, che ti porta ad andare avanti, ti premia perché ti riconoscono, qualcuno ti riconosce che hai corso sempre, fin da quando sono nato, guarda, veramente.